Detto al 100% il problema alla spalla non è Lofrina. Dida in campo, giocano quelli che ultimamente sono stati i titolari nel Milan contro il Cagliari, hanno giocato per un tempo e mezzo soltanto Gattuso e Seedorf, per tutti gli altri hanno riposato. 4-4-1-1 dice la grafica dell'UEFA, in realtà potrebbe essere un 4-3-2-1 se non addirittura un attacco a due punti. Questa mattina parlando in radio il presidente Berlusconi ha detto che Kaká giocherà alla fianco di Gilardino. Ferguson si copre un pochino, poi solo Rooney davanti con Cristiano Ronaldo, Ferguson contro Ancelotti, Rooney contro Maldini, ma adesso stop agli aggettivi perché il rischio di cadere fuori. Il Milan arriva da momento clou della stagione in ottima condizione atletica, quella condizione. Fare il centrale, eccolo qui, Sir Alex Ferguson, ha vinto praticamente tutto, 8 campo, meglio di tutti da quando c'è la Champions League, 5 volte in semifinale, nessuno come lui, 4 semifinali, un attacco a 2 punti. Questa mattina, parlando in radio, il presidente Berlusconi ha detto che Kaká giocherà alla fianco di Gilardino. Ferguson si copre un pochino, gioca solo Rooney davanti con Cristiano Ronaldo e Giggs a sostegno, bene panchina Smith che tra l'altro aveva giocato decisamente male contro la Milan, la centrocampista in più Fletcher, recuperato Evra, Heinz va a fare il centrale, eccolo qui, Sir a rappresentare il calcio italiano. Primo pallone giocato dal Milan, è cominciata la semifinale, Fletcher per il Mambrosini, palli verticale, attenzione Rooney in area, Rooney, il tiro destro strepitoso, super Nesta. E beh qui Nesta ha fatto una cosa fantastica, parte Giggs, a volto Dida, c'è un rimpallo, porta a volta, rete, vantaggio del Manchester. E qui c'è un calcio d'angolo che ancora una volta mette in crisi la difesa del Milan, Dida è rimasta a metà strada. E poi non sono riusciti a rinviare, la palla è stata spinta in porta con qualche spintone sul giocatore del Milan in mezzo sulla linea di porta, però davvero l'uscita di Dida non era precisa, è rimasta a metà strada. Rivediamo. Quindi vediamo, la palla vedi, rimane lì. 30 volte la tua testa. Sì, e poi Ronaldo, poi Dida, non Heinz, gol direi che di Cristiano Ronaldo. Sì, poi c'è un ulteriore pasticcio. Parte avversaria, punta auto, Ronaldo, Ronaldo, zona tiro, conclusione che termina sul fondo, applausi per il portoghese. E sì, Rooney, il pallone morbido nel mezzo, il colpo di testa, troppo tenof. Kaká, Gilardino sul filo del fuorigioco, Kaká prova il tiro, aveva visto fuori dei palli, manda Sara, ma la conclusione che non ha nessun brivido alla portiera olandese. A prendere Nesta, il cross in aria, al volo il tiro di Carrick, Dida! Grande Manchester. Sì, qui adesso Giggs è stato molto bravo perché tutti hanno chiuso verso la porta, lui ha trovato il giocatore. Mette giù il pallone morbido in aria, Ambrosini! Stacca bene, colpisce male, la posizione di Jankulowski, dentro per Kaká, accelera, Kaká in area di rigore, palla sul sinistro, rete, rete, rete! Kaká, il timbro del fuoriclasse, 1-1! Qui ha fatto uno scatto senza palla e Seedorf lo ha visto, lo ha servito con i tempi giustissimi e Jankulowski si stava inserendo a sinistra, quindi la difesa del Manchester United doveva preoccuparsi anche di lui, si è allargata, Kaká si è inserito alla perfezione e poi di sinistra ha preso sul tempo il portiere, molto molto bravo, infatti qui sembra un errore di Van der Sar, invece è un calcio sul tempo, sul passo fermo del portiere, non può fare niente, guarda il portiere lì fermo non può buttarsi. È impressionante la progressione di Kaká che si infila tra i difensori, questo non si entra in avanti ancora, Kaká prova dalla distanza qui, non può strafare, pallone facile per Van der Sar. Nel gol di Kaká, in aerocampione, parte Ronaldo, imprendibile Ronaldo, zona tiro, scarica su Ebra, fuori gioco. Ma cosa aveva fatto Ronaldo? Questo diventa un problema, se Ronaldo può partire in una, non in contropiede, ma insomma un'azione normale, qui c'è qualcosa da... Diva, si corre per il cross Fletcher, pallinare, Giggs, colpisce benissimo, palla di poco alta sopra la traversa, grandi non applausi sulla capitano Gattuso, è fantastico di Ronaldo, ancora Ronaldo, fallo di Gattuso, calcio di punizione. Bravo Rino in questo caso, anch'io. Bravo Rino in questo caso perché ci stava tutto il fallo, perché la squadra era messa a mano. Ronaldo. Ambrosini, palla sul sinistro, Ronaldo prova il tiro, gran botta, Dida! La palla resta lì, Giggs, il cross, Maldini! E poi Gattuso. Palla gol per Rima, c'è Kaká in azione. Vado a mo' di radio cronaca, Kaká in percussione, cerca l'ingresso in aria ancora, Kaká, dove il portiere, Kaká, rete, 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 Kaká! Grandissimo, ha fatto scontrare i due difensori del Manchester e poi con grande freddezza la messa a sinistra di Van der Sar, raso terra, non ci poteva arrivare, qui sono stati un po' polli i difensori centrali del Manchester, ma davvero fantastico Kaká in questo caso, bravissimo. Ronaldo contro Kaká, il massimo del calcio mondiale, sta vincendo Kaká. È stato bravo sul primo colpo di testa e poi c'è questo scontro dei difensori del Manchester, davvero poi qua freddo, freddissimo. Il fenomeno, parte Kaká. Zona tiro Kaká, parte il tiro, Van der Sar in angolo. E ti posso dire che qui Van der Sar è stato molto bravo perché la palla è battuta a un metro da lui, non era per niente facile, lui è rimasto abbastanza concentrato per riuscire a calcolare il rimbalzo. Guarda, calciato di collo pieno, la palla batte davanti, guarda, non era per niente. Batte Pirlo, palla verso Nesta di testa, alto sopra la traversa, Milan ancora pericoloso. La chiusura di Oddo. Toccato per l'ultimo volta ma c'è la pressione regolare di Evra, si arrabbia la francese, calcio di punizione, poi Evra subito si scusa per prevenire un'eventuale ammunizione. Fa fare da schermo, parte Pirlo,
palla si abbassa ma non a sufficienza. Fischi per Gattuso, attacca il Manchester, non c'è tempo, finisce un primo tempo bellissimo, carico di emozioni, carico di tensioni, cacao. C'è una novità nel Milan, in campo dal primo minuto del secondo tempo, Bonera è rimasto negli spogliatoi Maldini. Sinistra, e Nesta non si sposta dal centrodestra, quindi vuol dire davvero che può fare tutte... Parte Giggs, palla tesa, al volo Carrick, si è dimorato un gol fatto. Ma inspiegabilmente da solo davanti alla porta, perché il piede era per terra, era la gamba portante, e quindi... Oddo è sempre lì, e anche Brocchi. Doppio passo di Ronaldo al fondo, grande lavoro difensivo di Oddo. C'è addirittura rimessa al fondo per il Milan. Eh sì, perché è stato bravo Brocchi. Kools, pallone morbido per Kakà, attenzione che porta ancora! Kakà, Kakà in aria, e il tiro! Si è allargato troppo. Eh sì, il primo stop non è stato grande. Heinz in copertura, il cross morbido, Kakà! La palla di pochissimo è spaccata, sono stati sotto bravissimi. La curva del tifoso del Milan, se la butta dentro, se l'attacco per Scholes, il cucchiaio in aria, Rooney, Rooney, rete, e il pareggio del Manchester, gran gol di Rooney. E qui ha fatto un grande lavoro Scholes, davvero, ha messo una palla fantastica, Nesta si è buttato in scivolata, l'ha presa o Bonera, non sono riuscito ad inviare, forse ancora un po' in ritardo l'uscita del portiere, però era davvero difficile. Ha fatto un gran gol a Rooney. Sono andati centralmente e poi si inventa questo passaggio bellissimo, scuola. Straordinario. E Nesta tenta, ma non ci riesce, davvero. Bel gol, complimenti a Manchester. Qui la speranza del Milan è che la toccasse Fletcher, sarebbe scattato automaticamente il fuorigioco. Non c'è stato bisogno del tocco di Fletcher, il pallone più, la sua corsa in fondo alla rete. Ha dovuto ammonire. Polemizza Giggs. Polemizza anche Kakà, giallo per tutti e due. Attenzione, no, Giggs no, non ho detto. Giggs non era. Ovviamente neanche Kakà, nessuno di due era diffidato. Le Manchester comunque non ha... Secondo palo, in due volte arriva Fletcher, Dida! Bravissimo Dida, ha aspettato fino alla fine il tiro di Fletcher, si è buttato sulla sua destra, è stato molto bravo perché... Foschi su di lui, Giggs, palo sul sinistro, prova una sorta di tiro, cross, Dida! Pallone pericolosissimo, velenoso. Parte invece Giggs! Dida ha avuto un occhio straordinario, ha accompagnato il pallone... Perché fino all'ultimo non si è avuto il dubbio. Non ho visto se è passata sopra la barriera o a sinistra. Quasi nella zona tiro, il controllo non è perfetto. Sedor fu l'attacca, anche Pirlo. Rooney insiste, va giù, fallo di Bonera, calcio di punizione. Rooney a tratto imprendibile. E qui Bonera sbaglia. Parte ancora Giggs, il sinistro, Dida! Ha capito tutto. Si è mosso anche un po' in anticipo. Qui Giggs non ha avuto la prontezza di... Kloski su di lui, Oshì prova a rientrare sul sinistro, zona tiro, prova il tiro, Dida! Soltanto tre in barriera, evidentemente Van der Sar vuol vedere partire il pallone. Pirlo in adesso, si allunga Van der Sar. Calciato bene con poca potenza. Sì, si è buttato a rallenti lui. Giggs fa filtrare in area. Fletcher, il tiro, ancora Dida. Bravo Dida, non si può perdere la palla lì se è dopo in disimpegno. Deve stare più attento, deve essere più concentrato. Con piacere al Milan. Ronaldo, doppio passo su Brocchi, zona tiro. Ronaldo, esterno della rete. Ha toccato Dida, angolo. Non so quell'arbitro come ha fatto a vedere che ha toccato Dida. Dida dice di no, anche se nelle intenzioni di Ancelotti adesso c'è anche da tenere un po' più palla a metà campo. Un po' un giocatore che... Un po' scoperto l'infesa del Milan, Giggs dentro per Rooney, attaccato adesso il tiro, rete! Rooney ha fatto un gol incredibile! E ha calciato sul primo palo con una cattiveria, con una voglia, con una forza, davvero da grande campione. Una cosa sul... qui Dida non se l'aspettava il calcio così in corsa di prima. Certo, bisogna parlare della palla persa dal Milan sul palo laterale da Brocchi. Tantissimo il presidente Berlusconi, era entrato dopo la partita con Cagliari nello spogliatore raccomandandosi nei minuti finali di tenere palla, il Milan ha perso sicuramente. Però Rooney ha fatto un gol straordinario. Qui Rooney ha calciato. Sì, guarda che Ronaldo Bassara, se si continua a giocare, finisce qui. Esulta il popolo del Red Devils, il Manchester, al termine di una partita straordinaria, forse la più bella dell'anno in Europa e non solo in Europa, batte 3-2 la Milan. Milan al ritorno avrà grandi possibilità di passare il turno, però l'amarezza massimo tanto. Sì, sono contento di aver visto questi giocatori affrontarsi da vicino, è stata una partita eccezionale, fantastica, giocata benissimo da tutte e due le squadre. Due ingenuità nella palla persa dei giocatori del Milan hanno consentito al Manchester.